Ogni giorno migliaia di consumatori entrano nei negozi per acquistare un apparecchio elettrico ed elettronico. Sono milioni e milioni i pezzi che ogni anno vengono immessi sul mercato. Questa tendenza non accenna a diminuire, anzi, tecnologie sempre più sofisticate e innovative contribuiscono sensibilmente allo sviluppo dell'intero comparto. Ma una volta finito il loro ciclo di vita, tutti questi prodotti che fine fanno? Spesso vengono abbandonati ai bordi delle strade o nelle discariche. Da oggi non sarà più così. L'Unione Europea ed i Paesi membri hanno introdotto misure per realizzare un sistema di gestione dei rifiuti in grado di contenere gli impatti sull'ambiente. Tali disposizioni, introdotte in Italia dal Decreto Legislativo 151 del 2005, coinvolgono anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Produttori e importatori di tali apparecchiature hanno oggi la responsabilità di finanziare, organizzare e gestire il trattamento dei RAEE. Per adeguarsi alla normativa, 44 produttori di punta hanno dato vita nel 2005 a Consorzio RE Media, oggi il più importante sistema collettivo multifiliera italiano. Ma quali sono le attività e i compiti di RE Media? RE Media gestisce in forma collettiva le attività di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Organizza quindi il ritiro dei RAE presso i centri di raccolta, il loro trasporto presso centri di trattamento all'avanguardia accuratamente selezionati. I rifiuti, una volta arrivati agli impianti, dovranno essere trattati rispettando le rigorose procedure, in particolare quella di messa in sicurezza. Vediamo quindi cosa succede ai rifiuti quando arrivano presso i centri di trattamento. Ecco che il carico ritirato presso la piazzola viene consegnato presso uno dei 18 impianti qualificati da Consorzio RE Media. Questi impianti si dovranno occupare dell'attività di recupero e di riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. La fase critica dell'attività di gestione del rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche comincia fin dalla raccolta, che deve essere fatta in modo da garantire che il rifiuto venga mantenuto integro. La sicurezza sui processi adottati è indispensabile per avere la garanzia di trattare il rifiuto in modo non pericoloso per l'ambiente e per tutti coloro che ne vengono in contatto. La prima attività che deve subire il rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettronica consiste nel pretrattamento e nella messa in sicurezza, che è finalizzata all'individuazione di eventuali componenti pericolose contenute all'interno del rifiuto, che può essere un condensatore che contiene policlorobifenili o, nel caso dei TV, dal tubo catodico. Anche il disassemblaggio dei vari componenti di un rifiuto elettrico ed elettronico deve essere effettuato da personale altamente specializzato e qualificato. Contestualmente all'attività di pretrattamento, il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica subisce uno smontaggio manuale finalizzato a ricavare frazioni omogenee di materie come la plastica, le schede elettroniche, del rame, eventualmente dei cavi e del legno, per poi essere inviate queste frazioni ad attività di riciclo. Alcuni componenti vengono sottoposti ad un ulteriore trattamento, finalizzato all'intercettazione di eventuali sostanze pericolose residue e alla successiva riduzione volumetrica attraverso triturazione. Il risultato del processo produttivo di un impianto di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono materie prime e seconde che possono essere valorizzate ed essere introdotte direttamente in un ciclo produttivo. Per garantire la qualità lungo tutto il processo produttivo, gli impianti che utilizza Consorzio RE Media sono sottoposti ad una qualificazione iniziale e a una verifica periodica semestrale. Costruire insieme il sistema RAE italiano è quindi un servizio importante offerto a tutti. Consorzio RE Media nasce nel 2005 per volontà di 44 importanti produttori e importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Oggi il consorzio può contare su oltre 1000 aziende unite da un unico importante obiettivo, che è quello di rispondere in modo pieno, convinto e responsabile alle direttive europee in tema di gestione dei rifiuti elettronici. RE Media è impegnata nella costruzione di un sistema RAE moderno,
efficace ed affidabile. Per fare questo lavoriamo a stretto contatto con le istituzioni, con i comuni, con i distributori e con le associazioni dei recuperatori. La nostra priorità resta comunque la tutela dell'ambiente in tutte le fasi di gestione dei RAEE, dal trasporto al trattamento fino al recupero. Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che il nostro Paese deve conseguire, assegnati dall'Unione Europea, tutto questo comunque non basta. Occorre anche un impegno concreto dei cittadini e degli individui. I RAEE non vanno dispersi nell'ambiente, ma possono e devono essere portati ai centri di raccolta appositamente costituiti dai comuni. Remedia rappresenta un solido punto di riferimento dove si possono trovare competenze, esperienze e servizi affidabili. Questa è la centrale operativa di Remedia. Da qui controlliamo tutti i ritiri effettuati presso i centri di raccolta comunali perché vogliamo conoscere che tipo di RAEE ritiriamo, la quantità, vogliamo sapere quando vengono ritirati, quando poi vengono portati agli impianti e infine quando saranno trattati. Per fare questo, ciascuno dei 18 impianti selezionati da Remedia e disposti su tutto il territorio nazionale sono stati dotati di un apposito portale web dove collegandosi forniscono a Remedia tutte le informazioni in maniera puntuale di quando hanno effettuato il ritiro, di che cosa consegnano all'impianto di trattamento e ci danno indicazioni su tutti i dati contenuti nel formulario di identificazione del rifiuto. Teniamo molto a fornire ai nostri soci un supporto eccellente, infatti vogliamo essere il punto di riferimento per quanto riguarda la tematica RAEE. A questo proposito forniamo un servizio sia telefonico sia attraverso il nostro sito www.consorzioremedia.it. Remedia svolge per conto dei produttori associati le attività di gestione delle apparecchiature giunte a fine vita ed utilizzate nell'ambito di attività professionali. Anche in Italia è dunque avviato un percorso di gestione dei rifiuti tecnologici che comporta forte responsabilità nella salvaguardia dell'ambiente e nello sviluppo sostenibile da parte delle aziende produttrici e di tutti i cittadini. Per questo Remedia vuole contribuire in modo concreto, collaborando con tutti i soggetti che a vario titolo sono in grado di concorrere al successo del sistema italiano dei RAEE.